quello che a me eccita, essendo un attore, che lavorando con loro non si sa mai veramente che cosa succede. Loro sono dei disobbedienti, dei violenti del teatro, ed è una cosa che mi eccita tantissimo. Teatro e disagio psichico, la scena che diventa luogo per presentare, più che per rappresentare, il malessere della mente come elemento perturbante della comunità. Dario D'Ambrosi, fondatore e regista del Teatro Patologico, porta in scena a Napoli la Commedia Divina, opera teatrale che nel viaggio dantesco introduce le esperienze e le storie di persone che vivono la disabilità mentale. È uno spettacolo abbastanza violento e folto come tutti gli altri, perché l'inferno è raccontato dal vissuto di questi ragazzi, che è stato un vero inferno tra psicofarmaci, tra letti di contenzione, camicie di forza. Confronto l'inferno di Dante diventa una passeggiata veramente nel giardino dell'Eden. Promosso dalla Fondazione RUT col patrocinio del Comune di Napoli, lo spettacolo La Commedia Divina sarà in scena al Trianon Viviani sabato 23 settembre alle 21 e domenica 24 alle 17. Questa è una buona prassi. Come amministrazione noi dobbiamo eseguire queste giornate, cioè fare in modo che l'amministrazione collabori con enti del terzo settore, fondazioni, cooperative, associazioni, per creare progetti che noi non riusciamo a creare, ma che possiamo supportare e guidare e creare attività collaterali a quello che l'amministrazione offre. Questo è un progetto di inclusione riuscita. Un progetto importante che coinvolge comunità normalmente marginate e lasciate a se stesse. Io penso che operazioni come questa debbano essere il fiore all'occhiello per combattere non solo la marginalità, che all'interno della quale anche nel caso in cui ci sono le malattie mentali la malavita e il malaffare trovano semi fertili, ma soprattutto per dimostrare ancora una volta, attraverso un progetto come questo, che l'unica prevenzione è l'educazione. È un passaggio importante per vari motivi, innanzitutto perché all'interno dello spettacolo ci sono tante persone con diverse disabilità che convivono insieme e che creano poi una storia importante, e poi sicuramente dare l'opportunità alle persone che verranno a vedere lo spettacolo di capire che cos'è la disabilità. Noi abbiamo bisogno di essere rieducati, che la disabilità non venga vista come un problema, ma come una grande opportunità per tutti.